Benvenuti al primo appuntamento con Elettorando in vista delle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Si voterà in 18 comuni della provincia di Caserta, più della metà sono i comuni dell'Alto Casertano. Oggi abbiamo con noi in studio Alba Italiano, assessore uscente del comune di Alvignano e ricandidato nella lista con il sindaco Angelo Marcucci. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto assessore. Grazie. Intanto grazie per essere qui con Grazie noi. Questa per essermi invitato, per avermi invitato. è la sua seconda candidatura, Sì, giusto? sì. Perché ha deciso di ricandidarsi? Allora, la motivazione per cui in primis mi sono ricandidata è data dal fatto di dare continuità alla vita amministrativa appena trascorsa e quindi di rafforzare l'azione amministrativa. In questi 5 anni comunque ho maturato dell'esperienza, delle capacità tali da poter insomma perseguire in tutti gli obiettivi che ci siamo preposti, quindi per dare spazio a tutte le esigenze del cittadino che ci pone delle problematiche. Lei ha avuto un assessorato mica proprio semplice, insomma. È Poi molto, molto difficoltoso, devo dire la c'è verità. stato tutto il periodo della Della pandemia. pandemia, sì, che ci ha creato non poche difficoltà, però abbiamo fronteggiato al meglio, il periodo pandemico. Faccio una domanda fredda. Perché Sì. dovrebbero rivotarla? Allora, io credo che in questi 5 anni, con la mia squadra, capeggiata dal nostro sindaco Angelo Marcucci, abbiamo riscontrato mille difficoltà, sia a livello locale sia a livello sociale. E quindi credo che rivotandomi diamo continuità all'azione amministrativa che è stata avviata e insomma anche perché credo di aver maturato esperienza in questi anni Certo. e quindi poter rispondere con immediatezza alle esigenze che ci vengono poste quotidianamente dai nostri cittadini. C'è stato qualche obiettivo che ha realizzato, che appunto ci teneva in modo particolare? Se sì, quale? Sì, noi abbiamo centrato molti obiettivi in realtà, poiché in questi 5 anni comunque abbiamo innanzitutto fronteggiato la crisi pandemica, quindi supportando nella fase iniziale della pandemia molte famiglie che avevano preso il virus e che quindi abbiamo aiutato con aiuti alimentari, aiuti economici. E in più, nonostante la pandemia, abbiamo cercato di portare avanti tutta l'attività ricreativa che ci eravamo preposti per gli anziani, soggiorni climatici, soggiorni curativi, campi estivi per bambini, per rallegrare insomma anche la situazione che non è Della stata molto comunità. facile sia per i bambini che per gli anziani. Qualche obiettivo, E, prego. sì, e non per ultimo e non meno importante, siamo stati gli unici comuni dell'ambito a aver attivato i PUC per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo svolto questi progetti in cui i percettori del reddito di cittadinanza si sono messi a disposizione della comunità alvignanese per fare 4 bei progetti, di cui uno culturale, uno sociale e altri tutela dei beni comuni e beni ambientali. Quindi abbiamo data una bella svolta, anche dato dignità ai percettori del reddito di cittadinanza. Forse sei stato uno dei pochi comuni, Sì, se uno dei non... primi comuni dell'ambito, dei 30 comuni dell'ambito, quindi è uno dei primi, insomma, nell'Alto Casertano. Addirittura l'altra sera incontravo Mastella, mi diceva che lui era stato l'unico a Benevento. Non so se è stato proprio il primo. Sì, loro a Addirittura Benevento sono stato uno dei primi primi in nel Italia, mi Beneventano, diceva in lui. Italia, sì, è vero. C'è invece qualche obiettivo che si era prefisso, che magari ci teneva tanto, però no, purtroppo per una serie di motivi, anche la pandemia, non è riuscito poi a portarlo a In termine? realtà abbiamo cercato di portare avanti tutti gli obiettivi che avevamo proposti nel programma elettorale. Però avrei voluto magari dare più impegno per realizzare il tema della disabilità, Giusto. poiché per cercare di creare dei progetti di inclusione, di socializzazione.
È solo che la pandemia purtroppo ci ha ostacolato nel far sì che questi progetti siano stati possibili attuarli. Quindi questo avrei voluto dare più spazio, però nel prossimo mandato, se ci sarà, Ecco, vorrei. io infatti questo volevo chiedere, se lei dovesse essere rieletta, come noi sicuramente gli facciamo gli auguri, qual è la cosa che farà nell'immediato? Se dovessi essere eletta il 12 giugno, innanzitutto vorrei e spero e credo di dover continuare nel mio progetto, nell'ambito In sociale, generale. nell'ambito sociale. Però il vero obiettivo è quello di creare delle strutture sul territorio, perché noi non ne abbiamo, per quanto riguarda le persone fragili, quindi anziani e disabili, per creare di cercare di supportare le famiglie, che nell'assistenza, nel trasporto, perché è chiaro che le famiglie sono molto penalizzate, chi è che ha un disabile, un anziano in casa, nel nostro Certo, ci sono delle territorio zone. non abbiamo delle strutture adeguate per poterli assistere. Quindi il mio intento sarebbe soprattutto questo, magari con la sinergia degli altri comuni Comuni, certo. dell'ambito, è chiaro, perché da soli non andiamo mai avanti, e quindi spero e confido nell'aiuto anche degli altri comuni dell'ambito. Le faccio io una raccomandazione particolare. Non so quali potrebbero essere le competenze del comune, ma come si può fare per risolvere il problema della stazione ferroviaria, che pure è così importante? Il problema della stazione è un problema che riguarda tutto il Matesino, Eh beh, diciamo. certo, un po' tutte le E stazioni. sì, perché abbraccia i vari paesi. E quindi i nostri ragazzi sono penalizzati per il trasporto pubblico, in quanto non hanno vagoni attrezzati, vagoni adeguati per Certo. supportare l'alto numero Ma io parlo di persone che vengono anche dagli altri paesi. anche a livello strutturale, proprio. Stai in una situazione di degrado che andrebbe fatto qualcosa. Ovviamente Sì, il comune, il per quanto riguarda la comune. sua parte, Il ovviamente. comune, sì, sempre in sinergia con la regione, dovrebbe attivare dei fondi per far sì che per rafforzare il servizio territoriale, perché è un'importante realtà. Assessore, siamo alla fine. Io vi do la possibilità, se vuole, lanciare un messaggio ai suoi elettori. Sì, allora io innanzitutto in primis voglio ringraziare il mio sindaco Angelo Marcucci, che in questi 5 anni mi ha dato piena fiducia nel campo del sociale. Poi volevo ringraziare soprattutto i miei elettori, che mi hanno dato fiducia negli scorsi anni, e spero che nel prossimo mandato possa essere io anche ancora a disposizione dei cittadini albignanesi per rafforzare e per migliorare il servizio ai nostri concittadini. Quindi spero che confido negli albignanesi. Vuole aggiungere altro? No, volevo ringraziare lei che mi ha invitato a questa intervista, a questa bella intervista. E niente, vi ringrazio di avermi Bene. ospitato. Grazie, grazie E a lei. speriamo che il prossimo mandato sia più Che efficace si e possa poi più produttivo ripetere, e si possa ripetere ripetere anche anche l'intervista, che significherebbe che l'intervista. lei. Sì, esatto, Va anche bene. l'intervista. Bene, il Grazie. nostro incontro con l'assessore uscente del comune di Alvignano, Alba Italiano, finisce qui. Grazie a lei, assessore, a voi che ci seguite da casa e alla regia. Alla prossima sigla.